Benvenuti a Bergamoscienza 2020, Digital Edition, eh, la diciottesima edizione di Bergamoscienza. Eh, questa edizione, come sapete tutti, è un'edizione, come dice il nome, interamente digitale. Eh, è un'edizione dove potrete seguire tutti gli eventi del festival, sia le conferenze che gli spettacoli, eh, che gli esperimenti nel caso delle scuole e dei privati nel weekend attraverso eh, i canali social di Bergamoscienza e il sito www.bergamoscienza.it canali social come Facebook, eh, YouTube, eh, Twitch e Instagram. Oggi ehm, siamo qui per parlare di invecchiamento, ci chiederemo perché invecchiamo, che cosa significa invecchiare e ce ne parlerà eh, un premio Nobel, niente meno che eh, la eh, ricercatrice che ha scoperto insieme a due, due colleghi eh, il meccanismo alla base dell'invecchiamento che sono eh, i telomeri. Prima di iniziare però eh, vorrei ricordarvi eh, che da oggi sono disponibili le, le magliette di Bergamoscienza, quindi la maglietta che indosso io in questo momento e eh, la maglietta Non so stare eh, scienza di te. Eh, si può prenotare eh, le proprie magliette sul sito www.bergamoscienza.it per una donazione libera. Quindi vi invitiamo assolutamente a visitare il sito e a prenotare le vostre magliette. Come vi dicevamo, oggi siamo qui per parlare di invecchiamento e eh, l'invecchiamento è mh, diciamo, un fenomeno di cui facciamo esperienza tutti, eh, ovviamente, e, e anche tutti gli esseri viventi, anche, anche gli animali, però è un, è un fenomeno piuttosto misterioso, tanto che nel 1952... Famoso biologo uh, scrisse un libro, Peter Medawar. Scrisse un libro che si intitolava Un problema irrisolto della biologia. Il problema irrisolto era proprio l'invecchiamento. E la grande domanda era se invecchiamo perché siamo programmati per invecchiare o se invece invecchiamo. Uh, perché non possiamo fare nient'altro, nel senso invecchiamo contro la nostra biologia per ragioni potremmo dire uh, fisici, fisiche, ovvero perché i sistemi tendono al disordine e anche i nostri organismi tendono al disordine. E quindi per quanto uh, la biologia si possa sforzare di tenerci diciamo ordinati uh, come siamo, uh, lentamente uh, questi, questi processi ci fanno, ci fanno invecchiare e ci deteriorano. Uh, sono passati tanti anni da quel libro, molte cose si sono comprese, molte rimangono misteriose ma non c'è persona migliore per raccontarci a che punto siamo e quello che sappiamo del, del premio Nobel Elisabeth Blackburn. Eh, io sono qui eh, al Teatro eh, Sociale di Bergamo in compagnia del sindaco Giorgio Gori che eh, ci parlerà di Elisabeth Blackburn eh, e ci racconterà perché è così importante quello che ha fatto. Buonasera, sono felice di poter partecipare anche per una piccola parte a questa edizione di Bergamo Scienza, tutta digitale. Eh, edizione digitale, però noi siamo qui in carne ed e siamo come vedete eh, dall'inquadratura in un posto meraviglioso, che è il Teatro Sociale, che da qualche anno è diventato un po' il, il, il tempio della, della scienza, grazie all, appunto al festival. Eh, e, e abbiamo ritenuto che anche quest'anno, nonostante non si potessero sedere delle persone in platea, valesse la pena ambientare qui la conduzione degli, degli incontri. Quello di oggi è particolarmente interessante, come avete sentito, perché il tema è un tema che riguarda tutti, senza differenza, cioè l'invecchiamento. Tutti quanti siamo a desiderare di vivere di più, più a lungo, e in effetti l'allungamento della vita è una delle cose più ehm, rilevanti tra le trasformazioni che caratterizzano il nostro tempo. Negli ultimi decenni la vita media si è allungata molto nei paesi occidentali e non solo, producendo anche delle, degli squilibri nelle nostre società, perché questo ovviamente comporta... Questo fatto che è molto positivo perché ovviamente significa che le persone vivono più a lungo, comporta però delle, degli sbilanciamenti, dei meccanismi di sostenibilità per esempio della previdenza sociale, eh, il rapporto tra la popolazione anziana e la popolazione giovane, soprattutto nelle società come la nostra dove questo fenomeno è accompagnato ad una, ad una bassa natalità. Comunque il, il tema ha ovviamente anche un suo profilo scientifico e biologico in particolare e la persona che è con noi quest'oggi è la più qualificata al mondo credo per parlarcene eh, Elisabeth Blackburn è come avete sentito premio Nobel nel 2009 eh, insieme a Carol Grader e Jack Zorzak eh, per la fisiologia e la, e la medicina adesso vi, vi leggo qualcosa di lei eh, prima di darle la parola eh, Elisabeth Litz Blackburn è australiana, è nata a Hobart, in Tasmania, e appunto ha dedicato la sua vita alla ricerca su questi temi, in particolare sui, sui telomeri e sulla telom telomerasi. Eh, con queste indagini si è occupata del ruolo dei telomeri nella salute e nelle malattie umane. Ha conseguito il suo Bachelor of Science e Master of Science presso l'Università di Melbourne, poi ha ottenuto il dottorato all'Università di Cambridge in Inghilterra e ha continuato la sua carriera come borsista post dottorato presso l'Università di Yale. Ha vinto molti premi prestigiosi nel corso della sua carriera e tra questi ovviamente il più prestigioso di tutti che è il premio, il premio Nobel. Ora tocca spiegare in poche parole, poi lo farà lei molto meglio di me, che cos cosa sono i telomeri e che cos'è la telomerasi. Il telomero è un composto di sequenze ripetute di DNA che si associano a diverse proteine e la sua funzione è quella di proteggere le terminazioni dei cromosomi, consentendo la divisione cellulare, cioè la riproduzione delle cellule, proteggendo dall'invecchiamento e dal cancro. Il telomero funziona un po' come un cappuccio, ho letto, non lo sapevo, <ride> di protezione. Eh, del, dell'integrità del DNA e, e quindi impedisce la degradazione progressiva dei cromosomi che ad ogni riproduzione in effetti eh, si, si consumano. Anche questi cappucci però, anche i telomeri si consumano eh, e si accorciano in particolare. Quindi la, la scoperta importante che è stata fatta ancora dal, sempre da, da Elizabeth Blackburn è quella della telomerasi, ovvero di un enzima che aggiunge sequenze ripetitive di DNA e quindi ripara i telomeri e, eh, quindi in qualche modo eh, limita il, il fenomeno di accorciamento che corrisponde all'invecchiamento. Per questo viene chiamato l'enzima dell'immortalità e ovviamente il fatto, laddove c'è un'incapacità dell'organismo di produrre questo enzima, eh, si ha un fattore di senescenza eh, pronunciato. Ora, da, da queste scoperte sono nate mille applicazioni. Ho letto che si sono prodotte persino delle creme antirughe a base di, di telomerasi, però credo che eh, la dottoressa Blackburn eh, su, questo, su questo punto sia piuttosto fredda e eh, molto cauta. Tant'è che il libro che recentemente ha pubblicato eh, insieme ad Elisa Hippel si chiama La scienza allunga la vita e ha raccolto gli studi degli ultimi dieci anni. Eh, si, soff si sofferma in particolare sui comportamenti sociali e psicologici che allungano o accorciano i telomeri, ovvero su tutto quello che riguarda eh, il, il nostro comportamento, gli stili di vita. e Sono cose che del resto un po' abbiamo imparato a conoscere anche noi. Sappiamo per esempio intuitivamente, l'abbiamo appreso, che più movimento, un'alimentazione più sana a base di frutta e verdura tendenzialmente allungano la vita. Bene, questi, questi comportamenti e questa alimentazione incidono appunto sui, sui telomeri. Forse in un modo anche più efficace di quanto non faccia la telomerasi. Comunque, questa è soltanto l'introduzione e, e, e quindi. La possibilità di capirne di più eh, deriverà invece da quello che ci dirà Liz Blackburn, alla quale prima di dare la parola però voglio conferire un po' virtualmente, perché avviene così a distanza, un premio. È un premio eh, l'ottavo Rita Levi-Montalcini Memorial Lecture che Bergamo Scienza eh, conferisce a Elizabeth Blackburn per la sua attività scientifica. Complimenti. E a lei la parola. Grazie grazie tantissimo. Sono davvero contenta di essere virtualmente presente a Bergamo Scienza, anche se mi piacerebbe essere lì in carne ed ossa. Però come ben sappiamo non è possibile. Secondo me la missione di Bergamo Scienza è davvero importantissima e vorrei sottolineare l'importanza di Bergamo Scienza proprio dicendo che se noi vogliamo affrontare le problematiche più cruciali dell'umanità e noi sappiamo quali sono eh, i cambiamenti climatici, la disuguaglianza, la perdita della biodiversità, i conflitti bellici, le pandemie. Ebbene, noi dobbiamo agire urgentemente in base ai dati scientifici, ma dobbiamo anche farlo coralmente insieme a beneficio di tutta l'umanità. E non soltanto a beneficio di tutta l'umanità, ma anche del pianeta, perché i due sono legati a filo doppio. Noi, noi conosciamo molto bene queste crisi, anche quelle più cronicizzate, come quelle dei cambiamenti climatici, che naturalmente vanno a cambiare la condizione, la prosperità e la longevità di tutti noi e delle generazioni future. Per cui il mio principale massaggio sarà questo. Noi possiamo pensare a questa eredità dei telomeri, non solamente per noi, ma anche per le prossime generazioni. Fatta questa premessa, sappiate che oggi vi spiegherò in che modo la scienza dei telomeri possa informare, condizionare la nostra salute e vi possiamo partecipare tutti. Questo comprende delle questioni sociali e societarie attuali che sappiamo che incidono sui telomeri, perché è una cosa che possiamo misurare e pensiamo che incideranno anche sui telomeri delle prossime generazioni e sarà proprio questo il contenuto della prossima mezz'ora. Il mio viaggio nella scienza ha avuto inizio perché volevo comprendere la vita e soprattutto al minimo dettaglio quello molecolare volevo capire che cosa succedesse nella vita se andiamo a cercare sotto il filo dell'acqua di qualsiasi genere nel mondo si trovano un sacco di piccolissimi organismi, in particolare questo, il tetraemina, che ci ha aiutato a comprendere i cromosomi che sono all'interno di quella parte che vedete in azzurro nella diapositiva. E quindi io sono andato a esaminare le sequenze di DNA nelle parti terminali di questi cromosomi. E devo dire che il primo telomero l'ho proprio trovato in questo microorganismo, in questa alga di stagno, la tetraimena, ed effettivamente era nella parte terminale di questa sequenza molto semplice, DNA ripetuto, che fungeva da ossatura per avvolgerlo con uno strato protettivo di proteine. E devo dire che sono passati 40 anni e passa ed è stato un bel viaggio in cui ho cercato di comprendere i dettagli del DNA nelle di cromosomi in questi organismi come l'alga di stagno e questo mi ha portato a condurre tanti progetti in collaborazione di ricerca e adesso, oltre a esaminare solamente la lente del microscopio, cerco anche di guardare fuori dalla finestra per vedere come la scienza può essere utilizzata con profitto per far fronte a tutti i problemi, compresa la senescenza, anche se il nostro è un mondo ancora molto frammentato. Partiamo dalla scienza. Di base e quindi cercherò di farvi eh, di ripetere quello che ha detto già molto bene il sindaco di eh, Bergamo. Come vedete, i, telom i telomeri sono proprio una sequenza ripetuta di DNA, questa guaina di proteine che avvolge il DNA. La cosa interessante è che i telomeri devono essere abbastanza lunghi perché se non lo sono, il DNA telomerico. Non esercita una sufficiente azione protettiva e a questo punto la cellula riceve un segnale danneggiato da quel telomero che a questo punto è danneggiato. A quel punto deve inviare tantissimi segnali alle cellule e questi sono segnali molto importanti perché dicono alle cellule che ci sono tante alterazioni, per esempio la senescenza e sarebbe disastroso se questi meccanismi non venissero controllati, per cui i telomeri, anche se accorciati, per fortuna hanno questo enzima, la telomerasi, che possono mantenere più lunghi i telomeri. Ed è così che avviene il processo, giusto per vedere i dettagli. Vedete, ci sono diverse componenti, quindi c'è una proteina di base, ossia l'enzima, che utilizza una piccola parte di una molecola di RNA incorporata in questo enzima molto complicato e quell'RNA ha una breve sequenza che funge da modello e quel modello dice all'enzima quale DNA aggiungere alla terminazione del cromosoma, quindi il telomero, per cui si possono aggiungere DNA per rafforzare ad esempio la guaina protettiva a base di proteine. Quindi a questo punto abbiamo visto l'enzima, eppure negli esseri umani, come è stato osservato nei vari nelle varie decadi della vita, che questi telomeri tendono a accorciarsi mediamente durante la vita umana. A volte magari per un po' non si accorciano, a volte si allungano perché effettivamente alcune cellule hanno abbastanza telomerasi, però in linea di massima in noi umani la tendenza generale è che i telomeri tendono ad accorciarsi. Che cosa significa? Cerchiamo di rappresentarlo con un semplice grafico. Vediamo sull'asse delle x l'età cronologica, da 0 anni a 75, che è la l'età massima di, um, della, della maggiore probabilità di mortalità nella popolazione americana e, e se andiamo a vedere invece sull'altro asse la lunghezza dei telomeri vediamo che c'è un calo generale, quindi quel calo generale è proprio quello che noi abbiamo studiato, ma andiamo a vedere dei dati reali. Questo è uno studio abbastanza tipico, dove ogni circoletto rappresenta una misura del DNA telomerico, come vedete nell'asse delle ascisse e poi vedete che c'è l'età cronologica e mediamente la tendenza è in discesa e questo è lo studio tipico che può essere normalizzato per diverse variabili cosa che noi facciamo spesso ma vedete che ci sono estreme variazioni perché non soltanto l'età accorcia i telomeri perché ci sono dei 75 anni che hanno la stessa lunghezza dei telomeri di altri individui molto più giovani quindi che cosa spiega a questa estrema variabilità interpersonale quando andiamo a vedere la lunghezza dei telomeri ad esempio nelle cellule ematiche? Qual è il significato tra l'altro? Ed è proprio questo il quesito che ci ha interessato particolarmente e devo dire che negli ultimi dieci anni siamo riusciti a fare un po' di luce ma non abbiamo finito. Vi parlavo dell'accorciamento dei telomeri, vi ho detto che se diventano troppo corti in alcuni casi, come, come dicevo, il telomero può diventare troppo corto e questo mette a repentaglio la sopravvivenza della cellula, perché se il, la cellula non riesce a reintegrare i propri tessuti, allora i tessuti del nostro organismo non potranno continuare a rinnovarsi continuamente. E poi quando questi telomeri corti producono sostanze proinfiammatorie, l'infiammazione crea un ambiente che peggiora l'accorciamento dei telomeri, quindi questo porta ad un circolo vizioso, si accorciano sempre di più i telomeri. E questo stato infiammatorio, lo sappiamo, questo sulla base di studi biomedici condotti, questo stato infiammatorio può portare a danneggiare i tessuti, per esempio, può danneggiare i tessuti cardiovascolari. Quindi dicevamo siamo in presenza di un circolo vizioso che può essere determinato da questo accorciamento dei telomeri. E tanti sono gli studi di scienza fondamentale che ci hanno informato a questo proposito. Allora, pensiamo adesso a questa sequenza familiare dell'invecchiamento umano è caratterizzato da diversi aspetti uno è la propensione allo sviluppo di patologie che va aumentando si tratta di una situazione inevitabile beh però Pensiamo che cosa vorremmo vedere per quanto riguarda la vita umana, perché con l'aumentare dell'età normalmente assistiamo alla definizione di questa curva. Se lo definiamo come indice di salute umana, se è molto elevato, significa che lo stato di benessere è elevato e che poi peggiora con l'età, ma questo a tassi variabili. Qual è l'aspirazione di tutti gli esseri umani? Che cosa vorremmo effettivamente? Vorremmo questo tipo di curva per quanto riguarda la nostra vita la nostra durata di vita avrete notato che non è implicito che noi possiamo durare e vivere per sempre ma non è forse neanche quello che vorremmo vorremmo vedere invece piuttosto degli individui sani eh, vivaci un campione di persone che hanno più di cent'anni quando perlomeno sono state scattate queste foto hanno più di cent'anni ma sono sani e stanno bene, che cosa vorremmo fare dunque? Aumentare quella che è la durata di vita in buono stato di salute. Quindi con un passaggio dalla curva a sinistra a quella a destra. Questo è quello a cui ispiriamo tutti come esseri umani ed è in questo senso che gli studi sull'invecchiamento hanno cercato di comprendere l'andamento di questa curva ed è qui che si inserisce la scienza dei telomeri, il tipo di scienza che può essere alla base e caratterizzare il nostro sforzo in questo senso. Bene. Abbiamo quindi eh, questa eh, situazione di invecchiamento della popolazione, come diceva correttamente il sindaco di eh, Bergamo, non soltanto a Bergamo ma in tutta Italia se non a livello internazionale, appunto. E, eh, a livello statistico, si associa a questo invecchiamento un rischio di sviluppare patologie associate all'età, quindi eh, senili, anche la morta mortalità di conseguenza aumento, quindi, anche se le patologie variano nella loro denominazione, spesso sono, si muovono in modo parallelo. Un, perché il meccanismo sembra essere condiviso ed elencato. A alcune di queste caratteristiche diffuse, comuni, che aumentano con l'aumentare dell'età, funzionalità immunitaria scarsa, tumore, patologie cardiovascolari, diabete, disturbi mentali o cognitivi, depressione. Si tratta di un elenco che spesso ehm, è associato nella stessa persona. Uno direbbe ma è strano com'è che va la eh, patologia cardiovascolare vascolare con il tumore, come si associa? Beh, c'è un meccanismo sotteso, sappiamo che questi meccanismi vengono incrementati da tutta una serie di fattori. Beh, certo, sicuramente la genetica ha il proprio ruolo e eh, ci dice quelli che sono i meccanismi sottesi, ma molti non sono genetici, sono ambientali, eh, traumi di vita, comportamenti vanno ad influenzare anche la genetica, quello che vorremmo fare è ridurre questo rischio. E come vi mostrerò, tanti sono i dati che ci dicono che una manutenzione dei telomeri adeguata ci protegge dalla patologia associata alla senescenza. Non scompariranno queste patologie, ma possono essere ridotte statisticamente ed è questo che è di grande interesse perché ci sono delle cose che possiamo fare? Forse non possiamo modificare la genetica dell'individuo su larga scala, ma ci sono tante altre cose che possiamo fare per ridurre i rischi associati all'invecchiamento facendo in modo che le persone possano vivere fino a cent'anni in uno stato di salute. E che cosa intendo come manutenzione dei telomeri eh, ben regolata? Tanta scienza è stata fatta sullo studio dell'equilibrio nell'essere umano e potrei riassumerlo in modo molto breve. Ok, la telomerasi può allungare i telomeri perché lo fa, lo fa in molti tessuti che vengono integrati dalla telomerasi come le cellule che producono i globuli rossi o l'acute o eh, il nostro intestino, ma troppa telomerasi può fare in modo che le cellule diventino anche cancerogene. Quindi se c'è un eccesso di telomerasi, se non viene ben regolata, si potrebbe avere la formazione di tumore. Anche in cellule normali eh, a volte la telomerasi non è sufficiente ad evitare il declino standard nella lunghezza dei telomeri nell'arco di vita dell'essere umano. Quindi occorre trovare il giusto equilibrio. Questo è quello che è veramente importante da conseguire. Bene, quindi questo corretto equilibrio. So, per cercare di capire qual è l'equilibrio migliore occorre misurare la lunghezza dei telomeri. Abbiamo iniziato anni fa con Julin che fa parte del mio laboratorio e sono seguiti a lei tante altre persone. Abbiamo considerato un campione di 100.000 persone nella California del Nord per sottolineare il fatto che questo è solo uno dei fattori che può influenzare la manutenzione dei telomeri è quello del fumo guardate abbiamo considerato un campione di 100.000 persone e abbiamo considerato qual è l'impatto del fumo vedete che vi è un enorme rapporto quindi più sono le sigarette che si sono fumate più si accorciano i telomeri è da tempo che si sa che il fumo va ad aumentare la comparsa dell'invecchiamento tra la popolazione umana guardiamo questa Immagine molto interessante: sono due eh, gemelle identiche, omozigotte, ehm, quindi la gemella A ehm, a sinistra e quella B a destra. Chi è la fumatrice? Beh, quella B. Guardate gli occhi, la bocca. Potete vedere chiaramente quanto l'invecchiamento sia stato diverso. I geni sono gli stessi, ma l'invecchiamento è eh, diverso e eh, il fatto che quella B abbia fumato pesantemente nella propria vita ha inciso sul suo tipo di invecchiamento. Perché preoccuparci di tutto ciò? Beh, questa brevità viene, dicevamo, per esempio, influenzata dal fumo e quindi è un fattore predittivo della mortalità. Adesso consideriamo un po' di dati che ci vengono dallo studio di Copenaghen, 64 milioni, eh, scusate, 64 milioni di persone di cui si è misurato il te, la lunghezza dei eh, telomeri. Eh, si è atteso sette anni e poi si è stabilito chi era morto per effetto di tutta una serie di cause in alto questo ehm, con i rettangoli eh, rossi e si sono chiesti chi è morto eh, come funzione della lunghezza dei telomeri hanno suddiviso le persone in dieci gruppi da quelli che avevano quelli più lunghi a quelli più corti vedete che le persone con i telomeri più corti erano eh, più portate a morire in una eh, fase precoce della vita. Beh, le persone possono morire per tutta una serie di ragioni, 64.000 sono state studiate, dicevamo, 7.000 sono decedute, vedete sono decedute per tutta una serie di ragioni, appunto ragioni cardiovascolari, tumori, però tutto questo fattore di mortalità aumentava a seconda della lunghezza dei teloni. Chiaramente non è l'unico fattore, ma chi aveva i telomeri più lunghi eh, aveva una eh, mortalità più tardiva e questo considerando eh, la mortalità dopo sette anni nel gruppo di persone, nel campione di persone eh, dello studio di Copenaghen, 64.000. Eh, scusate, non riesco eh, a mandare avanti le mie slide. Mi scuso, non so che cosa stia succedendo, perché devo fare andare avanti le mie slide, ma non riesco. Sta succedendo qualcosa e non capisco cosa, non riesco a far andare avanti le slide. Mi scuso. Purtroppo dipendo dalle mie slide e devo mostrarvele. Ok. Ok, possiamo migliorare questa capacità predittiva abbinando lo studio della lunghezza dei telomeri con un altro biomarcatore? per avere più capacità predittive e non molti studi sono stati condotti a questo proposito, ma qua vediamo gli effetti congiunti, cioè della lunghezza dei telomeri con un altro uh, biomarcatore, cioè la fragilità. Quanto fragile è una persona, non so quanto riescono a sollevare dei pesi, quanto si stancano è facile, è stato calcolato in 5000 persone, si possono suddividere i gruppi di persone in quattro quadranti e ve lo mostro. Con questa slide. Allora, suddividiamo le persone in eh, quattro gruppi: quindi con una lunghezza dei telomeri normali e robuste, quindi in assenza di fragilità, invece quelli con telomeri corti ma eh, appunto meno robusti, lunghezza di telomeri eh, appunto in una fase però di prefagilità, e entrambi, sia telomeri corti che prefagilità. Dieci anni dopo ci si può chiedere chi è deceduto. Di questo gruppo di persone, e di nuovo mi scuso, ma non riesco a fare andare avanti la slide. Strano. <laughs> Ogni volta che cerco di. Ehm, Andare avanti non riesco. Ecco, vediamo allora i puntini in nero sono le persone che sono decedute, quindi le persone che avevano telomeri normali e quindi in assenza di fragilità avevano una probabilità di morte molto inferiore rispetto a quelli che avevano appunto telomeri corti e prefagilità, Quindi eh, di nuovo. È un fattore di predizione è molto più eh, diciamo veritiero l'abbinamento del biomarcatore della fragilità con la lunghezza dei telomeri. Purtroppo devo riuscire a far andare avanti le slide, c'è un problemino e non riesco. E questo eh, diventerà un, un ruolo importante. Eh, la misurazione dei eh, telomeri sono statisticamente affidabili, non hanno un effetto però radicale eh, da soli ma se si abbina la misurazione della lunghezza dei telomeri eh, con qualche cos'altro, come per esempio la fragilità, ossia se la persona riesce a camminare bene, se riesce a sollevare dei eh, pesi o se si stanca facilmente, bene, questo è un eh, fattore di predizione molto più valido della mortalità e questo può eh, poi eh, diciamo eh, essere alla base di fattori che aiutano la salute pubblica purtroppo non riesco di nuovo a far avanzare le slide ho un po' un problemino in questo senso comunque quindi adottare i telomeri come misura in circostanze normali da solo non ci informa tanto sullo stato di salute dell'individuo ma se si è un funzionario pubblico se è un politico che è Vuole fare delle eh, politiche sanitarie? Se si può, si può combinare le altre misurazioni con anche quella della lunghezza dei telomeri, si acquisiscono informazioni quantificabili su quello che può essere utile per la salute pubblica. Ho proprio un problema, purtroppo non riesco a, a andare avanti con le slide. Sto cercando disperatamente. Professoressa Blackburn mi dicono, che deve, eh, mi dicono che deve cliccare lei sulle, sulle slide, mi dicono dalla regia. Perfetto, grazie mille, grazie mille. Allora, ce l'ho fatta. Come dicevo, potremmo abbinare la brevità del telomero con altri fattori predittivi per migliorare la nostra capacità predittiva della probabilità di morte o della progressione patologica. Parliamo della progressione delle patologie perché la progressione delle patologie croniche dell'invecchiamento spesso porta alla mortalità. Tanti sono dati che sono stati raccolti e vi parlavo della connessione con la mortalità, ma prendiamo in considerazione altri aspetti di quello che succede. In presenza di invecchiamento e quindi con aumento di eh, sviluppare eh, più patologie. E anche in questo caso, tutte le patologie elencate qui, come alcuni tumori, non tutti, per esempio, patologie eh, polmonari, patologie cardiovascolari, diabeti, demenza, osteartite, o funzionalità immunitaria eh, compromessa, sono tutti fattori che sono collegati al. Eh, brevità del telomero. I rischi sono quantitativi e uno potremmo, potrebbe dire che la brevità del telomero ehm, sia associata alla genetica. Beh, sappiamo che queste patologie diciamo questo elenco di patologie in caso di mutazione mutazioni o alterazione che vanno a ridurre la manutenzione dei telomeri quindi per tutte queste patologie bene in quel caso siamo informati che queste variazioni, queste alterazioni aumentano la possibilità di patologie cardiovascolari, di patologie polmonari, diabete, demenza. Vedete le, le frecce in verde. Questi sono i geni che hanno un impatto sui telomeri e quindi questa è una causa sicuramente, la brevità dei telomeri. Ma come diceva la genetica non è l'unico fattore, ci sono tanti fattori non genetici che possono. La eh, manutenzione dei telomeri ed è qui che possiamo intervenire. Con la mia collega Elisa Ebel dell'UCSF. Abbiamo studiato anche i fattori non genetici. Elisa era particolarmente interessata al flagello del mondo, soprattutto adesso in questi momenti di certezza, ossia il famigerato stress. Lo stress cronico può uccidere, certamente, se andate a studiare delle famiglie con un membro della famiglia con una malattia cronica o la demenza. Succede spesso che l'assistente familiare muoia ancora prima qualora sia aggravato da un grande stress. Però lo stress cronico va ad accorciare più velocemente i telomeri? Quello che ha studiato soprattutto la mia collega abbiamo scoperto che la risposta è affermativa perché effettivamente ne velocizza l'accorciamento. Noi sappiamo che lo stress psicologico cronico va a incidere su diverse malattie, per esempio quelle cardiovascolari in particolar modo e questo riduce il mantenimento dei telomeri e poi come vi ho mostrato tende anche a incidere sulla patologia vera e propria. Per cui, ancora una volta, la risposta affermativa è dose dipendente, quantificabile ed è anche influenzato da diverse influenze esterne. Vediamo quali. E questi sono tutti i dati raccolti. Che cosa fa accorciare i telomeri? Ebbene, qui c'è una sfilza lunghissima di aspetti. Ci sono quelli che non sorprendono più di tanto e parlerò tanti di questi che provocano lo stress ma sono anche collegati a influenze esterne come ad esempio la privazione a livello di quartiere, l'inquinamento, il tabagismo, un'alimentazione scarsa, l'obesità eccetera. Però ci sono delle cose invece dove si può intervenire, per esempio i fattori di resilienza come l'esercizio fisico, il sonno, una dieta base degli omega 3 e una riduzione dello stress sono stati studiati negli studi di intervento controllati, quindi non solo in studi osservazionali, però tanto è collegato a quello che succede a livello mentale e quindi anche a livello di comportamento. Ci sono buone notizie, ci sono delle cose che possiamo fare, per esempio delle dritte che possiamo dare, no? perché è molto importante il nostro stile di vita e poi ci sono tutta una serie di cose che possiamo effettivamente fare per intervenire ed è davvero interessante perché i telomeri più lunghi sono le persone che usufruiscono di un sostegno sociale come lo Stato coniugale tende a allungare i telomeri infatti spesso le coppie sposate hanno dei telomeri di lunghezza più o meno simile per cui i telomeri sono influenzati dai rapporti interpersonali però c'è sta emergendo una cosa molto interessante perché diversi studi negli ultimi anni hanno dimostrato che se una madre è stressata durante la gravidanza, il feto che sta crescendo al suo interno in questo ambiente fisiologico nell'utero della mamma, allora, anche i telomeri del feto ne saranno influenzati. Se la mamma è resiliente, saranno mantenuti di meglio. Se invece eh, la mamma è fortemente stressata durante la gravidanza, allora si accorciano anche i telomeri del neonato del feto, per cui nasce con telomeri più corti. E non solo. Conta anche l'ereditarietà, cioè quello che i neonati ereditano dai genitori, per esempio i cromosomi dell'ovocita della madre che vengono trasmessi direttamente al neonato, così come quelli dello sperma. Per cui effettivamente c'è un lascito genetico diretto. E sappiamo ed è stato provato che se la madre ha dei telomeri molto brevi, allora il neonato nascerà con dei telomeri stratericini corti. Ma ancora non sappiamo la risposta a questa importantissima domanda. Noi sappiamo eh, che effettivamente è molto importante quello che succede durante la vita per accorciare i telometri, ma quanto di questo viene trasmesso direttamente eh, dall'ovocita e dallo spermatozoo al feto? Quindi i nostri eventi di vita che ci hanno accorciato i telomeri provocheranno dei telomeri più brevi nei nostri eh, discendenti e magari nelle generazioni a venire. Ci sono in corso già degli studi che lo stanno vagliando. Noi sappiamo che effettivamente succede nei casi in cui i telomeri sono particolarmente corti. Per cui non è una, co una cosa che interessa soltanto noi nel presente, ma dobbiamo pensare anche alle generazioni future. E' un'altra cosa che volevo sottolineare. Tutte queste categorie di influenze negative sulla lunghezza dei telomeri, che già ho accennato prima, sono quelli che accentuano la brevità dei telomeri soprattutto quando andiamo a vedere quelli più in bassi, c'è cioè una bassa scolarizzazione, ossia la privazione per via del luogo dove si vida, pochi spazi fermi, l'inquinamento atmosferico o alimentare, il tabacismo, un'alimentazione scarsa perché è poco disponibile un cibo salutare, l'obesità, sono tutte cose estremamente influenzate a decisioni a livello di società e di vita sociale. Quindi abbiamo delle metriche quantificabili di alcune politiche pubbliche analizzando, se volete, un fattore molto oggettivo, ossia la lunghezza dei telomeri. Vediamo di riassumere. Spero di avervi dato almeno un'idea di come... La scienza basata sui telomeri può informare, quindi condizionare la nostra prosperità e longevità, per cui anche la nostra funzionalità, felicità e vita salutare e naturalmente, come dicevo, la longevità perché questo dipenderà in parte dal mantenimento dei nostri telomeri. Chiaramente ci sono anche altri cofattori, ma i telomeri li possiamo misurare e possiamo ottenere delle misure quantificabili. Secondo me la parte che più mi ha sorpreso del mio viaggio, che è iniziato proprio dalla biologia molecolare, dalla scienza di base, è fino a che punto tali dati scientifici possono essere utilizzati per condizionare le problematiche sociali e societarie attuali che possono incidere potenzialmente sui nostri telomeri e magari su quelli delle prossime generazioni. Ancora una volta vi ringrazio per il gentile invito a parlarmi proprio del futuro delle generazioni e soprattutto di quello che noi gli possiamo trasmettere dal punto di vista dei telomeri. Grazie. Grazie Elisabetta Blackburn, grazie molto per questa per questa conferenza che è stata ricchissima di spunti. Noi abbiamo diciamo, un quarto d'ora abbastanza ampio per raccogliere eh, un po' di domande che potete scriverci ovviamente attraverso i canali social, ehm, così da poterle porre alla professoressa Blackburn. Ehm, nel mentre che voi magari eh, ci, ci fate qualche, qualche domanda curiosa, eh, io ho almeno una domanda, non so se eh, il sindaco Gori poi pure avrà qualche, eh, qualche curiosità. La mia prima curiosità è questa. Um, il numero di centenari, ultracentenari è in crescita, è stato in crescita più o meno costante in, in tutto il mondo, mi sembrava di capire anche in Italia, uh, guardavo oggi i dati che però così non, non vi saprei dire su due piedi, però so, sono in crescita. La allora, mia domanda per la professor, professoressa Blackburn è perché sono in crescita, nel senso che da quello che ci dice lei sembra che um, un fattore importante um, sia giocato proprio dallo stress e da tutta una serie di, uh, di condizioni che ci portano ad avere una vita stressata. E si dice spesso che la nostra la, diciamo, la società è uh, più stressata oggi nei paesi, soprattutto industrializzati, di quanto non lo fosse 50 anni fa. Allora mi chiedo se sia vero, se non sia vero, se sia un modo anche un po' che abbiamo noi di raccontarci la contemporaneità che poi magari è diverso da quello che è stato i fattori storici. Insomma, nella prima metà del Novecento ci sono state anche due guerre mondiali, quindi forse. Però ecco, volevo capire se secondo lei questo allungamento della vita che noi vediamo con questi ultracentenari che aumentano di numero sia dovuto principalmente agli avanzamenti in medicina e quindi abbiamo ancora un margine da sfruttare nel rendere la nostra vita come lei ci suggerisce, diciamo. Ehm, più consona uh, a farci stare meglio più a lungo e quindi in un certo senso uh, ad allungarci i telomeri o se invece è un effetto proprio di un'abita forse più, più, più vivibile di questi ultimi decenni rispetto al passato. Non so se lei si è fatta un'idea su questo. In verità non è una domanda ma sono tante. Sicuramente la maggiore longevità, per esempio il fatto che adesso ci sono tanti centenari, ha beneficiato dei progressi nell'assistenza medico-sanitaria perché grazie alla scienza e alla biologia è stato possibile capire tante cose in più, per esempio le malattie e come vanno curate. Per esempio, i decessi per malattie cardiovascolari sono calati tantissimo, perché siamo riusciti a capire come prevenire queste patologie e poi, naturalmente, sono migliorate anche le modalità di trattamento di queste patologie, per cui tutti noi ne abbiamo beneficiato, per cui la longevità è aumentata, grazie anche ai progressi nella scienza medica. Però anche prima dallora ci sono stati dei miglioramenti nella salute grazie per esempio alle politiche per un'acqua più potabile. Che hanno consentito alla gente di non sviluppare patologie terribili come il tifo o il colera. Per cui i provvedimenti di salute pubblica che si basano sulla comprensione dei meccanismi microbici e batterici, e poi passi avanti nella scienza medica per riuscire a comprendere meglio i meccanismi di patologie come il cardiovascolare, hanno avuto un importante ruolo. E lo stress? Beh, lo stress può assumere tante forme diverse. E lo stress cronico di lungo termine che è stato collegato in particolare all'accorciamento dei telomeri, all'aumento della mortalità, ad esempio, come dicevo, negli assistenti familiari di parenti gravemente malati, per esempio dementi, ebbene questi stress esistono da molto tempo nell'umanità. Sicuramente c'è anche un'ampia varietà ed è difficile generalizzare, comunque alcuni settori hanno beneficiato e sono adesso meno stressati per via della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, mentre tanti settori della nostra società non sono in questa situazione privilegiata, anzi sono stati gravati da altri stress, la discriminazione razziale o anche questo atteggiamento bigotto verso gruppi diversi, tra virgolette, per cui non vale per tutti che lo stress è ridotto, mentre alcuni sono riusciti a stare meglio riducendo lo stress perché hanno fatto più esercizio fisico per cui non si può generalizzare c'è ancora parecchio da fare però quei centenari a cui accennavi tu noi sappiamo che effettivamente esiste una componente genetica così come sappiamo che i telomeri in parte vi partecipano anche se non sappiamo in che misura però i telomeri dei centenari sono un po particolari Possiamo comunque prendere tutte le informazioni provenienti da questa moltitudine di studi per cercare di capire come applicare tutto ciò al numero massimo possibile di soggetti, soprattutto quelli che ne hanno davvero bisogno, cioè come possiamo migliorare. La probabilità che tutti noi arriviamo a essere dei centonari, ma anche in salute e in felicità. Non basta arrivare a cent'anni perché non interessa a nessuno compiere cent'anni, ma essere, magari, costretti a una sedia a rotelle e malati. Anch'io anch ho una domanda. Intanto stavo pensando, Nicola, che. Questa esperienza da sindaco secondo me lascerà dei segni sui miei telomeri, temo che accorcerà un po' i miei telomeri. Eh, ma la, la domanda è questa, Il, sono, ho capito che sulla lunghezza dei telomeri possono influire sia fattori ambientali, chiamiamoli così, cioè legati all'esperienza di vita, allo stile di vita, cibo, fumo... Eh, persino l'educazione eh, può incidere, e in parallelo dei fattori invece di tipo genetico. Quindi abbiamo visto che eh, se una mamma ha dei telomeri particolarmente eh, corti nel, nel, nel suo patrimonio genetico, è possibile che trasmetta questa, questa caratteristica ai telomeri del figlio. La cosa che mi ha colpito è l'incrocio tra queste due cose, cioè la possibilità che i fattori ambientali possano modificare il patrimonio genetico. Eh, perlomeno è stata accennata al fatto che ci sono delle ricerche su questi, su questi aspetti. Allora mi chiedevo se, ammesso che sui telomeri non ci sia ancora evidenza di questo, in altri campi invece sia già stato provato che eh, l'esperienza di vita possa modificare il patrimonio genetico, come se io che sono gli occhi celesti, in base alle mie condizioni di vita potessi vedere il mio patrimonio genetico e trasmettere l'informazione occhi marroni anziché, anziché celesti. Adesso sto, sto ovviamente banalizzando, ma, ma spero che la professoressa Blackburn abbia compreso cosa intendevo dire. Beh, c'erano tantissime parti interessanti che componevano la sua domanda. La prima parte: lo stress può essere una sfida perché, se uno intravede questa situazione stressante come sfida e non come minaccia, bene, quello stress non andrà a accorciare i telomeri, ma la percezione di minaccia di lungo periodo può accorciare i telomeri uno degli interventi che che è stato preso in considerazione negli studi che veniva insegnato agli individui era di rivedere la situazione stressante, che può interessare appunto anche i sindaci, come una situazione stimolante, di sfida, perché lo stress non può essere evitato. I miei colleghi che studiano gli interventi dicono che possiamo modificare la nostra percezione dello stress spero che questa la possa consolare. La seconda parte della sua domanda aveva a che vedere con quali sono gli impatti che possiamo trasferire tramite la brevità dei telomeri rispetto a ehm, effetti genetici più classici eh, di alterazione, di variazione eh, dei nostri geni. Ben conosciamo la parte che riguarda l'alterazione dei geni. Si tratta di, una, di ricerche ben eh, diciamo radicate ma eh, forse più sottile ma comunque reale è l'aspetto è che se succedesse qualcosa nella sua vita ci sarebbe poi un impatto posteriore sui eh, suoi figli allora. Eh, l'occhio azzurro non può diventare marrone a meno che ci sia un impatto genetico, però mh, questo è certo, ma ora sappiamo che il modo in cui vengono espressi i geni eh, può determinare e può essere modificato dalla epigenetica, una scienza che... Comporta modifiche del eh, modifiche chimiche del materiale genetico che non modifica il gene di per sé ma modifica l'espressione genica, e alcune queste, queste modifiche possono effettivamente essere trasferite alla propria discendenza. Questa è una branca della ricerca eh, molto vivace e di nuovo non ha un effetto genetico, ma può modificare. L'espressione genica. L'accorciamento del telomero è interessante perché il DNA telomerico, quello che viene accorciato, non è un gene, è semplicemente il cappuccio protettivo del cromosoma. E quello sappiamo. Che eh, il telomero corto può essere trasferito al bambino, anche se il bambino ha dei geni assolutamente normali. Abbiamo cominciato a raccogliere delle prove sulla base delle quali anche se il genitore non ha la mutazione che provoca la brevità del telomero, se ha dei telomeri corti o più corti è molto probabile che questi telomeri più corti verranno trasferiti alla prole. E questo è un aspetto. Supponiamo che invece un genitore abbia dei telomeri molto lunghi, ma che la mamma abbia avuto grosse situazioni di stress in gravidanza, questo stress nella gravidanza provoca un ambiente nell'utero che andrà ad accorciare i telomeri del bambino. Quando il bambino crescerà, riuscirà ad integrare questa brevità del telomero, quindi dimenticare questa situazione di stress che ha vissuto nell'utero, ehm, la risposta è che gli effetti hanno un impatto anche ventennale. Però qualsiasi cosa che ci andrà ehm, a dire eh, che potremmo trasferire eh, un impatto negativo sulla nostra prole. Eh, beh, lo vorremmo evitare, sappiamo tutti che le mamme gravide devono essere curate. Perché la nutrizione della gravida è importante perché se è inadeguata, comunque questo avrà un impatto sul bambino e il telomero del bambino sarà corto. E la scienza del telomero ci ha detto così tante cose sulla nostra vita, cosa che già sapevamo. E allora uno può dire ma. Può dire, ma che cosa ci dice di nuovo? Beh, perché c'è una misurazione quantitativa eh, di tutti questi elementi, tutti questi fattori. Ecco quello che c'è di nuovo nella scienza dei telomeri. Spero di aver risposto alla sua domanda. Certo, grazie. Allora, ci sono arrivate alcune, alcune domande da, dal pubblico che ci sta seguendo. Una domanda eh, che, eh, che, che, che ci viene posta è se... Ehm, la dieta vegetariana allunga i telomeri. Io vorrei aggiungere se ci sono altre, ehm, diciamo, altre scoperte che sono state fatte appunto ehm, studiando i comportamenti e le scelte individuali, eh, che sono un po' più curiose. Diciamo. Quali sono le, le attività e, e, più particolari che avete studiato e che avete visto avere un impatto sulla lunghezza dei telomeri? Sì, per quanto riguarda la prima parte della sua domanda sulla dieta vegetariana, la correlazione è presente in caso di dieta più mediterranea, cioè frutta, verdura, cibi sani. È una correlazione molto stretta con la lunghezza del telomero in tutto il mondo questo lo si sa e senza un consumo eccessivo di carne rossa. Vi sono dati sulla base dei quali il consumo di carne rossa o trasformata porta all'accorciamento dei telomeri, quindi sarebbe bene evitare questo tipo di carne, Beh, non eliminarla, però questi sono gli effetti nel lungo periodo. Allora, che cosa fare? Sottolineo l'esercizio fisico perché sappiamo che anche per... Per la salute cerebrale nel lungo l'arco della vita l'esercizio fisico fa bene. E questo è collegato eh, alla lunghezza dei telomeri perché rimangono più lunghi, non si accorciano in caso di esercizio fisico. E trovo per esempio utile ricordare nella mia vita giornaliera, che è spesso stressante, che si può misurare quanto è positivo l'effetto sui telomeri dell'esercizio fisico ha un buon effetto già se non si è stressati ma chi ha uno stress cronico perché magari ha una situazione stressante si sente sempre stressato l'effetto dell'esercizio fisico sulla lunghezza dei telomeri è ancora maggiore di quanto lo sia su una persona non stressata. E questa è una cosa molto utile eh, se eh, ci pensiamo. È bello sapere che succeda perché quando si è stressati si vorrebbe mangiare solo cibo appunto, appetitoso, ma invece forse è meglio andare a fare esercizio. Magari inizialmente non ci si sente di andare a fare esercizio fisico, ma gli effetti sugli effetti dei telomeri su uh ginnastica per 15 o 30 minuti al giorno che ti fa sudare, che ti toglie un po' il respiro, non troppo, eh? Eh, però oh, l'effetto dell'esercizio svolto regolarmente eh, è proprio molto sull'allungamento dei telomeri, questo rispetto a chi non ha fatto esercizio fisico, non ci vuole tanto, giusto? Quindi la scienza è utile perché ci dà misure quantitative, cosa che già sapevamo ma abbiamo una misura quantitativa. Quindi l'esercizio fisico è ancora meglio per i telomeri se si è stressati per una qualche ragione, quindi comunque fa bene anche quando non si è stressati, però se si è stressati fa meglio sui telomeri ha un impatto positivo sui telomeri. Allora, un'altra un domanda che, che ci è arrivata dal, dal pubblico eh, ha a che fare con eh, diciamo delle tecniche invece di biologia molecolare per allungare i telomeri. Quindi, eh, abbiamo parlato molto di stili di vita, che sono la cosa più importante, e eh, ci ha anche già detto un po' eh, questa cosa eh, dell'equilibrio: per cui, pensare a dei farmaci che eh, allungano eh, i telomeri eccessivamente o ehm, Uh, come dire, promuovono eccessivamente l'attività della telomerasi, potrebbe addirittura portarci a sviluppare dei tumori, quindi forse uh, è, è molto delicato questo bilanciamento, però ci chiedevano se ci sono ricerche di laboratorio su uh, come intervenire più farmacologicamente e io aggiungerei, per completare la domanda, se non è questo il caso, se ci sono delle ricerche uh, appunto uh, dal punto di vista farmacologico sull'allungamento uh, della vita che lei ritiene siano promettenti, se esistono, se in realtà... Uh, Ritiene anche, magari non sono adesso, non ci sono, ritiene che ci saranno in futuro. Come la vede su, su questo? Tanto è l'interesse che si nutre sull'allungamento della vita e vita in buono stato di salute, eh, ma eh, non basta una pillola, forse succederà questo in un futuro. Eh, ci sono eh, pillole come le statine, per esempio, farmaci come le statine che eh, possono aiutare lo stato di salute. Per quanto riguarda i telomeri... Si tratta di un equilibrio estremamente delicato perché vi sono dei tessuti come le cellule staminali, nel, ehm, quelle ematiche, eh, queste tipi di cellule eh, con telomerasi robuste robusta ehm, funzionano meglio, ma sappiamo anche che una minima mutazione che si verifichi spontaneamente nelle persone va a aumentare ehm, la eh, telomerasi ehm, fino a due volte. E e questo aumento varia a seconda della parte del corpo, ma questo aumenta effettivamente la possibilità che si sviluppino dei tumori. Molti eh, tumori sono associati a livello di telomerasi, quindi giochiamo un po' col fuoco se cerchiamo di giocare con la telomerasi, e manipolare la telomerasi senza comprendere queste sottigliezze. Noi viviamo tanti decenni e si spera fino a cent'anni, giusto adesso, quindi anche minimi cambiamenti si possono aggiungere gli uni agli altri negli anni e il fatto che magari la telomerasi funzioni bene per due o quindici anni va bene, ma a quel punto l'equilibrio può essere alterato e si può sviluppare una forma tumulare. Quindi il mio invito è di pensare attentamente a come aumentare la manutenzione dei telomeri ma senza andare a um, diciamo, porre, porre degli squilibri nella telomerasi. Quando muoiono i centenari spesso muoiono con dei telomeri molto lunghi, muoiono per tutta una serie di altre cause. E, um, non eh, si comprende perché ci sia il collasso del sistema, non lo comprendiamo ancora il sistema perché collassi per i centenari, ma chiaramente eh, vogliamo che tutti vivano una vita sana. E è possibile, forse ci saranno dei farmaci che andranno a migliorare questi aspetti dell'invecchiamento nel futuro, ma non sono in grado di prevedere. Nessuno scienziato eh, vorrebbe prevedere quello che succederà tra dieci anni, perché altre cose potranno essere scoperte. Ma quello che vi ho detto è quello che sappiamo ad oggi. Se, eh, si potrà ehm, nel lungo periodo e eh, in modo sicuro migliorare la manutenzione dei telomeri eh, bene, ma ehm, quello che leggete su internet non deve essere confuso con scienza. Attualmente non c'è nulla a livello farmacologico che possa migliorare la manutenzione dei telomeri in modo sicuro e sano. Grazie, grazie mille alla professoressa Blackburn che ha risposto, devo dire, in maniera molto chiara, molto netta. E, e credo che sia un, un bel messaggio eh, sia per. Eh, diciamo questa conferenza ci, ci lascia con un sacco di spunti eh, su come vivere meglio, lo lascia a noi come singoli individui nelle scelte che possiamo fare singolarmente, lo lascia anche alla politica, eh, come c'è il sindaco Gori e credo che davvero forse eh, riflettere su questa possibilità di misurare in tempo reale quali sono le categorie anche sociali che sono a maggior sofferenza uh, per tutta una serie di condizioni nelle quali si trovano a vivere e che e probabilmente saremo in grado davvero di poter misurare questa cosa, di poter fare delle politiche che siano, uh, che siano migliori. Um, e quindi insomma grazie mille per, per essere stata con noi e per averci accompagnato in questo, in questo viaggio. Um, noi dobbiamo salutarci perché siamo arrivati al termine di questa conferenza, quindi ringrazio ancora um, Elisabeth Blackburn. Uh, vi ricordo che uh, il festival di Bergamo Scienza continua, ovviamente continua ancora uh, per una settimana uh, e oltre fino uh, a domenica prossima. Uh, vi ricordo di guardare tutti gli eventi uh, del programma e di vedere che cosa vi interessa maggiormente sul sito www.bergamoscienza.it. Io colgo giusto l'occasione per ricordarvi eh, gli eventi più vicini e, in particolare, questa sera alle 21 avremo la conferenza Chi vuole nascondere la verità sul clima con eh, Naomi Oreskes, Daniela Ovadia e Serena Giacomini. Quindi, si parla di clima, ma si parla soprattutto di chi ha parlato male del clima e perché, e, eh, perché ci abbiamo creduto. E domani alle 17 avremo invece che cosa serve la cooperazione con Richard Rangham e Telmo Pievani eh, moderati da Davide Coero eh, Borga eh, che invece indagherà un po' la storia dell'evoluzione umana e il ruolo della cooperazione e dell'altruismo. Quindi vi aspettiamo, eh, vi aspettiamo numerosi sui canali di Bergamo Scienza e buona serata. I <laughs>